E ciao a tutti i colors e benvenuti in questo nuovo video tag. Sono stato taggato da Cristiana Sewing DIY Tutorial, che nonostante abbia cambiato nickname e le cose cadono, continua ancora a fare oltre al DIY, al fai da te, insomma, do it yourself, anche dei video molto interessanti di psicologia. E per essere uno che ha avuto una pessima esperienza con i professionisti della sua zona, fidatevi che potete andare tranquilli sul canale di Cristiano. Si tratta, come avrete letto dal titolo del tag, Ce l'ho, mi manca, ideato da Guffettina Chic, che io non conosco, quindi non so di che tipo di canale vi sto parlando. Comunque, come sempre, vi lascio anche il suo di canale. Lo faccio volentieri, anche se vi ho pregato di non chiedermi troppi tag, perché è molto divertente, molto sul divertente andante. Non so parlare. Si tratta di una serie di situazioni alle quali dovremo rispondere appunto con ce l'ho e mi manca, secondo se ci sono capitate oppure no, a seconda. Situazione numero 1, restare chiusi fuori dalla macchina. Mi manca. Numero 2, fare una puzzetta in un luogo pubblico. Non solo ce l'ho, però mi è successo almeno 2 volte nella vita in 2 centri di riabilitazione diversi. Mi viene da ridere, non si capiscono manco le parole. Che mi scappasse, altro che puzzetta, proprio un peto bello e buono. E nel fare gli esercizi alla spalliera a un certo punto partito. Allora, la prima non me la ricordo tanto bene perché ero piccolo. La seconda, che era più recente, ero sempre piccolo, però avevo già sui 12 anni. Ero lì che facevo questi esercizi e a un certo punto, ping, e io, scusate. Vabbè, andiamo avanti, se no. Non finisco più. Ubriacarsi. Allora, se si intende l'ubriachezza della serie un litro di birra, vomito, delirio, testo libero, allora no. Se invece volete sapere la mia resistenza all'alcol, allora vi devo dire ce l'ho, perché una volta mi suggerirono di provare un Irish Coffee. Peccato fosse un Irish Coffee fatto male, con troppo whisky. Quindi dopo poche sozzate non solo ho cominciato a perdere la concezione di quello che stavo dicendo, pur ricordandomi tutto. Però parlavo così, non ridete di me, che avete da ridere. Oh, Giurrutti, una figura di merda che non dimenticherò mai. Tutti che mi ridevano dietro, e speriamo che con tutte queste parolacce YouTube non mi censuri il video. Scaccolarsi in macchina. Non mi ricordo bene, forse no. Forse no, perché non ricordo, preferisco farlo comunque in una situazione un pochino più intima. Fare ceretta ai baffi, se si è uomini fare ceretta in generale. Ma anche no, mi pare che un amante dei bear come sono io si fa la ceretta in generale. Il pelo è fatto per essere tenuto, secondo me, per il mio corpo. Pollice verde, mi manca, proprio mi manca terra totale. Truccarsi a un semaforo in auto, se si è uomini leggere ad un semaforo, a parte che io non ho sbatti per truccarmi tutti i giorni, lo farei in maniera occasionale, però non me ne fregherebbe niente di essere uomo. E comunque no, non mi manca sia di truccarmi a un semaforo che di leggere a un semaforo, mi mancano tutte e due. Mettere le lenti a contatto al contrario, mi manca perché non ho mai usato lenti a contatto, occhiali sì, ma lenti a contatto no. Beccare i propri genitori mentre fanno l'amore, mi manca, non l'ho manco mai sentiti, altro che beccati. E vorrei spezzare
una lancia al contrario, però io non capisco l'imbarazzo dei figli sull'eventualità che i propri genitori possano fare l'amore, ma magari, cioè io non capisco questo imbarazzo. Preoccupiamoci di chi con i figli ci va a letto, non imbarazziamoci dei genitori che si beccano mentre fanno l'amore. Mangiare insetti, penso che mi manchi, non ho ricordo di fare questo. Cellulare caduto nel WC, mi manca per fortuna, però anche penso pochi mesi fa ho rotto lo schermo con una caduta proprio accidentale. Fischiare. Sì, sottospecie di cosa, diciamo così. Ultimo punto, punto numero 13, tagga tre amici o tre amiche. Allora, io in questo caso taggo tre amiche perché anche qui mi sono preparato i tag prima. I tag prima, non tag, tag è un'altra cosa brutta. E taggo la Cristina. Cristi, io questo video a costo di segnalartelo da tutte le parti te lo voglio rivedere perché è tuo, è tuo. Poi taggo Mimì, Martina del canale Mimì, e poi taggo Momissima Simona. Quindi ragazze, spero che accetterete tutte e tre di fare questo video. Spero che tutti voi vi siete fatti quattro risate con me. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E di seguirmi su tutti i social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!